Ciao. Ma che fa buffa? Ma se tu fai, ma è così. Noi facciamo i soldi, facciamo il buffet a fine, lo facciamo noi come amici del castello. Ciao Mario, buongiorno. Come parte questa allora parte come ben vedi con la gioventù, e questa per noi già è una cosa positiva. Siamo pronti, alle 10 saremo da te. Tu ci farai da cicerone e da accoglienza. Perfetto. E noi siamo pronti anche col percorso, abbiamo pulito il percorso, quindi è tutto a posto. Perfetto, grazie Franco, a dopo. Grazie a te, ciao Massimo. Grazie. E là. Buongiorno. 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 I miei ciceroni preferiti. Allora facciamo giusto una presentazione, un saluto innanzitutto di benvenuti. Grazie. Non so se tutti avete avuto già l'occasione di visitare Palazzo Marangoni, insomma. Palazzo Marangoni si identifica come una sorta di museo, insomma, culturale, insomma, del patrimonio culturale di Lauria. Ma il palazzo rientra in un progetto un po' più ampio, insomma, che è quello del trekking urbano sull'intera città di Lauria. I due rioni in particolar modo sono stati interessati da un percorso tracciato, e su questo percorso sono state evidenziate, diciamo, un po' tutte quelle che sono le emergenze architettoniche, insomma, della città. Ad ogni emergenza è stato installato una sorta di leggio con un QR code dove è possibile scaricare appunto questo percorso, che non è un percorso interattivo, insomma. Il QR code serve soltanto per scaricare questa sorta di mappa che indica i punti di interesse. È stato tra l'altro anche caratterizzato, diciamo, un po' da alcune didascalie che sono state installate vicino alle cinque chiese della città, dove è possibile scaricare tra l'altro anche il filmato, la possibilità di visionare, insomma, quindi il monumento, quindi in particolar modo le chiese, attraverso un filmato. Questo perché accade spesso, insomma, che magari i visitatori si ritrovano magari in orari di chiusura, insomma, delle chiese, e quindi non hanno la possibilità di visitare. Detto questo, insomma, quindi Palazzo Marangoni poi diventa la sintesi un po', e qui abbiamo raccolto alcune
memorie storiche appunto della città. Come è strutturato? Noi siamo in questa sala che chiaramente abbiamo dedicato al Beato Domenico Lentini, e qui ci sono i personaggi, diciamo, storici della nostra città, appunto il Beato Lentini, il Cardinale Lorenzo Brancati, Nicola Carlo Magno e l'Ammiraglio Ruggero di Lavia. Poi magari vi lascio qualche minuto per poter magari leggere un po' le didascalie che sono riferite ai singoli personaggi. Abbiamo tra l'altro qui un'opera dell'artista locale, che è Paolo Amoroso, che ha voluto rappresentare un po' quello che è tutto il territorio della nostra città, partendo dal pannello iniziale, dove ci sono appunto le due chiese di San Giacomo e di San Nicola, e anche la parte riferita ai due lioni, che va fino ad arrivare, diciamo, a Gaudio, rappresentato la condotta che riporta appunto dal lago di Cogliantrino alla centrale che va sul Castrocucolo, e il Monte La Spina, la chiesa di Santeria, le grotte del Favaro, insomma. E sono tutti, diciamo, questi punti sono stati sempre tracciati da questo percorso di trekking urbano, così come pure nella parte alta della città, dove appunto troviamo la chiesa della Madonna del Carmine, il lago di Cogliantrino, e chiaramente il ponte di ferro con il quartiere della taverna. Detto questo, il palazzo poi dopo è strutturato con delle altre sale, insomma, abbiamo delle sale, una sala dedicata particolarmente al maestro Lanziani, e la sala dedicata a Nicola Santo, una sala dedicata alla memoria, insomma, dove parliamo appunto del bombardamento sull'Auria, dell'eccidio del 1803, e in più anche altre particolarità, che sono quelle in cui siamo riusciti a recuperare del materiale relativamente ad alcune scuole, in particolar modo la scuola delle arti e mestieri. Ora vi lascio qualche minuto se volete dare un'occhiata, insomma, poi ci spostiamo, perché in questa occasione, visto che il percorso è stato strutturato per seguire un po' quella che è la memoria dell'ammiraglio Ruggero, insomma, in questa occasione abbiamo riallestito una mostra appunto proprio sull'ammiraglio Ruggero. Quindi vi aspetto in questa sala e tra qualche minuto, in maniera tale che voglio proseguire nel nostro percorso. Raccolta delle immagini, insomma, sul Ruggero di Lavoria, l'abbiamo titolata appunto Oltre l'oblio, una storia luminosa, perché la storia di Ruggero è veramente una storia importante, insomma. Abbiamo recuperato tutta una serie di immagini, perché non abbiamo il vero volto di Ruggero di Lavoria, quindi un pannello è stato dedicato proprio appunto ai volti di Ruggero, che insomma sono tanti, che chiaramente sono probabilmente anche fantasia, insomma, di chi ha fatto una serie di pubblicazioni, perché questa è la raccolta di tutte le pubblicazioni che fino ad ora, insomma, siamo riusciti così a recuperare, ma proprio su Ruggero di Lavoria. Tra l'altro l'ammiraglio ha fatto i programmi televisivi, quello del 2015, che si chiamava El Favorite, dove c'erano una serie di personaggi storici spagnoli, insomma, e Ruggero di Lavoria si è collocato terzo rispetto ai sette personaggi storici. Ma questo poi dopo magari avrete anche modo di approfondire. Siamo riusciti a recuperare anche delle immagini importanti, che sono quelle della tomba dell'ammiraglio Ruggero. L'ammiraglio Ruggero è sepolto in Spagna, nella Catalogna, in particolare in una municipalità che è quella di Aiguamurcia, nel monastero di Santa Cruz. È stata fatta una ricognizione non in tempi recenti, insomma, quindi la tomba di Ruggero sembrerebbe sia stata già profanata, probabilmente tenete conto che parliamo appunto del 1250, che fu l'anno della sepoltura. Ruggero, per sua volontà, è stato sepolto ai piedi della tomba di Re Pietro. Questo vedete appunto la tomba di Re Pietro e la tomba di Ruggero, che praticamente sarà proprio ai suoi piedi. Fino a qualche anno fa era tra l'altro calpestabile, insomma. Poi chiaramente nel tempo si è visto, insomma, che chiaramente era necessario, insomma, preservarla, e quindi è stato potuto preservare. E poi avrete anche qui modo di approfondire. Su Ruggero chiaramente possiamo dire che
proprio della sua storia luminosa, è stato anche citato nella sesta novella della quinta giornata del Boccaccio, una storia molto particolare che è quella appunto di Giovanni da Procida e di Restituta, insomma. Lui riuscì a salvare, erano state messe a rogo e riuscì a salvare appunto Giovanni da Procida. Qui poi dopo ne discende anche un gemellaggio che abbiamo fatto lo scorso anno appunto con la città di Procida, che era stata investita quale città italiana della cultura. Su Ruggero poi chiaramente, essendo un uomo di mare, sembrerebbe sia stato proprio il primo ammiraglio. Ci sono state tutta una serie di navi che sono state intitolate a lui, non solo delle navi militari, ma addirittura anche una nave che era appunto una sorta di corriere. Qui vediamo riportato appunto il vapore Roger di Lauria che ha fatto rotta fino a Cuba. Di queste navi, quella più importante probabilmente è quella che ha dedicato la Regia Marina Militare nel 1888, che è la corazzata Ruggero di Lauria, che è stata poi impostata e realizzata nei cantieri navali di Castellammare di Stabia. La sua vita non è stata molto lunga, tant'è che poi è stata dismessa nel 1909, ha avuto anche, diciamo, come dire, non è stata molto gloriosa, insomma, la sua dismissione, perché ad un certo punto è diventata una sorta di deposito carburanti nel porto di Napoli, e dopodiché è stata poi dismessa alla Spezia. Anche la Marina Militare, tra l'altro, anche la Marina Militare spagnola ha dedicato una sorta di distruttore, un'altra nave militare importante, questa è quella più recente perché è rimasta in vita fino al 1982. Ora però abbiamo una sorta di novità, insomma, perché la Marina Militare Italiana in un programma del 2015 ha voluto rinnovare la flotta navale, ed è quindi stata impostata, ed è già in impostazione nei cantieri di La Spezia, un pattugliatore d'altura che è un pattugliatore polivalente, quindi non si tratta di una nave prettamente militare, sì, è della Marina Militare, però sarà impiegata in particolar modo anche in azioni di protezione civile, in azioni umanitarie. Questa la possiamo vedere in questa sala, poi avrete modo di poterla. Quindi con questo pattugliatore di cui abbiamo qualcun altro. Sì. Questo pattugliatore d'altura che è stato impostato, alcuni di questi sono stati già varati, sono stati già consegnati alla Marina Militare, sul quale hanno fatto già una serie di esercitazioni appunto i vari equipaggi. Stiamo parlando di un pattugliatore di 130 metri, insomma, con 175 persone di equipaggio, un armamento importante, tecnologia quasi tutta italiana, insomma, soprattutto l'elettronica che è affidata a Leonardo di Coppalena, e queste sono le tabelle del probabile varo. Ruggero di Lauria avrà l'identificativo P435, è stato già impostato nel 2021, probabilmente verrà consegnato nel 2025, il varo però non sappiamo ancora quale sarà la data. Speriamo che possa essere appunto nel 2025-2026, sicuramente sarà importante, perché dopo circa un secolo torna appunto sul mare il nome di Ruggero di Lauria. E noi abbiamo anche filmato questo di Leonardo, che possiamo ancora signori. Se ci sono tutti, lo vediamo. Sì. Fai entrare tutto, per piacere. Chiaramente
per tutto questo materiale, il materiale della bambina militare, insomma questo è tutto reperibile su internet e quindi non ha una diffusione già abbastanza certamente sicuramente nel Mediterraneo, ripeto, essendo polivalente, certo. Quindi chiaramente sarà impegnato pure potrebbe anche fare l'umanità.
Beh, allora a questo punto ci spostiamo nelle altre sale, andiamo nelle sale. Date una tocchiata così, intanto ci abbiamo tempo, non c'è problema. No, questa è la sala dedicata, diciamo, dell'emigrazione lauriote. Nicola Santo è nato nel 1882, ha iniziato una serie di attività sulla città di Genova, dopodiché dopo aver conosciuto Santos Dumont si sposta in Brasile. Lì in Brasile inizia la prima scuola di aviazione. Noi abbiamo fatto tutta una serie di ricerche con delle raccolte. Lì c'è l'hangar dell'officina di Nicola Santo, ci sono delle immagini all'interno della costruzione dei primi velivoli, delle prime impostazioni appunto di alcuni aerei, che tra l'altro uno dei primi aerei di Nicola Santo sarà proprio dedicato alla città di Lauria, con il motto Noli me tangere, lo stesso motto che portava insomma, la corazzata di Ruggero di Lauria, il motto era appunto Noli me tangere. Ma questo comunque, lo stesso motto l'ha anche utilizzato in un altro sistema, perché lui appunto è un inventore, che è quello appunto di una sorta di antifurto, insomma, che appunto aveva chiamato appunto, aveva dato appunto questo tipo di nome, che era quello appunto di Noli me tangere. Su Nicola Santo cioè, ci sarebbe parecchio da dire, perché lui ha impostato il primo sistema di aviazione brasiliano, una serie di rete di aeroporti appunto nel Brasile. Ma non solo questo, partecipò anche al concorso per la costruzione del monumento del Cristo Redentore. Insomma, questo qui è descritto un po' qual era il suo progetto. Chiaramente poi non vinse il suo progetto, insomma, è stato poi realizzato da un francese, no? Quindi insomma, avremmo avuto anche questo onore di avere appunto il nostro cittadino, con il progetto della realizzazione appunto del Cristo Redentore. La scoperta di Nicola Santo è abbastanza recente, siamo riusciti a recuperare qualche cimelio appunto dall'ultima discendente, che era la signora Caimo, che vive a Scalea, e qui abbiamo appunto degli effetti personali, sono gli ultimi effetti personali di Nicola Santo. Qualche anno fa questa mostra fu inaugurata proprio con la presenza dell'ambasciatore del Brasile, e l'ambasciatore ha fatto attraverso la sua ambasciata una serie di ricerche per riuscire a ritrovare qualche altro materiale, però purtroppo insomma, sono passati molti anni, e quindi più di 50 anni, e quindi non è stato possibile recuperare altro materiale che poteva essere appunto utile almeno per ricostruire quello che è stato il suo percorso. Sicuramente l'amicizia con Santos Dumont è stata veramente importante, insomma, perché lui si è anche molto speso sul fatto di attribuire il primo volo non tanto ai fratelli Wright, ma appunto a Santos Dumont. In realtà dovrebbe essere così, perché di fatto, mentre i fratelli Wright riuscirono a fare levare, qui c'era uno schema proprio, questo è uno schema che ha fatto appunto Nicola Santo, riuscirono a fare levare appunto il primo velivolo con un sistema di pesi, il vero distacco da terra fu appunto con questo velivolo di Santos Dumont. E cosa dire di più di Nicola Santo? Qui potete leggere un po' della sua storia, insomma, perché ad un certo punto Nicola Santo ha vissuto, diciamo, la parte finale della sua vita quasi in povertà, nonostante avesse messo in campo appunto tutta una serie di invenzioni, anche se poi dopo il governo brasiliano gli ha riconosciuto poi dopo un certo compenso, proprio perché l'impostazione dell'aviazione fu appunto dalla sua scuola, che era questo il simbolo
tra l'altro realizzato proprio da lui, che era appunto la Liga dell'Aerea Nazionale appunto del Brasile. Se volete approfondire, approfittatene pure, insomma, sul uscite quattro. Veramente ha perso la vita. Quelle grandi, si vede insomma. La città di Laurie appunto la tutti gli prima guerra mondiale ha dato un insomma. Così come la città di Matera parecchi sono il classico del castello di un'ipotesi di ricostruzione del castello di Ruggero. C'è Franco Pintipati che è il presidente della Stata che mi dice che io non condivido, no, non è che non condivido. Il problema è che se non ci sono le fonti, io non posso dire che c'è Rimerli, io non posso dire che c'è nuove tegole. Io personalmente propendo più per le tegole che per i Rimerli, però chiaramente se troviamo qualche cosa. Era un modo per dare un'idea di quella che allora, eventuale, io provengo dal Ministero della Cultura, eventuale ricostruzione si fanno in base a delle fonti storiche, se non ci sono fonti storiche, le ricostruzioni sono messe, secondo me. Poi vediamo un pezzo importante che è quello della scuola degli arti e mestieri. Quello che avete visto sono i compiti in classe dei ragazzi. Quello è un bel compito in classe. Vari compiti in classe, insomma, che hanno svolto egregiamente, insomma, i ragazzi. C'è qualche foto di questa scuola appunto di arti e mestieri, è stato veramente un peccato. Per noi è stata una fortuna recuperare questi pezzi. Certo. Tant'è che si vede appunto in questa foto. Proprio questo basso rilievo, insomma, quindi Vincenzo, però con le associazioni stiamo pensando a fare qualcosa sulle arti e mestieri. Sarebbe importante che lauriamo per gli arti scorsi. Ma perché? Ma scusate, ma la scuola dove era questa scuola? Questa scuola era sotto il comune, per capirci, insomma, tant'è che si vedono pure, insomma, un po' che sono rimaste così un po'. Sì, non al piano di sotto, che attualmente adesso dovrebbe esserci la sede della Proloco. Ho capito. E non solo. E poi c'erano tutte le officine che erano dove era l'ex mattatoio. Attualmente c'era proprio l'istituto, quello perfetto architettonico, come si dice, no? Elettrotecnico. C'era proprio o l'elettricista, professionale. C'era qua, c'era un ingegnere meccanico. Sì. Bene. Va bene. E allora? Voi proseguite adesso il cammino. Proseguiamo, facciamo il cammino di. Il cammino del percorso del un pezzo del prestito urbano impostato. Vedere la biblioteca. Non hanno fatto attivo, purtroppo. Va bene, grazie a Vincenzo, grazie a Mario e noi ci grazie vediamo a voi, grazie a voi e poi ci vediamo domani pure. Facciamo così, domenica. No, la mattina e il pomeriggio. Facciamo un'ultima visita solo alla biblioteca del Cardinale Brancati, insomma, in maniera tale che allora, prego, c'è anche una particolarità, insomma. Grazie. Se volete visitare la biblioteca, non arrivano, forse non c'è qualcuno. Ci sono, vabbè, è una biblioteca che è stata dedicata appunto al Brancati in quanto bibliotecario, insomma, del Vaticano, insomma, per molti anni, e quindi ci è sembrato appunto giusto intitolare questa biblioteca appunto al Cardinale. C'è una raccolta, insomma, di alcuni libri anche storici che sono stati donati da un sacerdote appunto di Lauria. Qui ci sono alcune riproduzioni di alcuni stemmi, che appunto questo è lo stemma del Cardinale Brancati che è stato ritrovato appunto a Napoli, e questa invece
alla Basilica di Santi Dodici Apostoli, insomma, e quindi dove dovrebbe essere sepolto. Noi abbiamo fatto anche una ricerca, però purtroppo, insomma, sono passati molti anni, insomma, sembrerebbe che non si sa se... Allora, alcuni libri ricordano che sia stato sepolto proprio nei Santi Dodici Apostoli ai piedi dell'altare, insomma, però non c'è nessuna epigrafe, insomma, su questo. Abbiamo fatto altre ricerche, abbiamo trovato anche una presenza importante del cardinale Brancati nella basilica di, nel convento di Assisi. In quell'occasione abbiamo anche riprodotto una lettera autografata, da cui abbiamo recuperato per la prima volta anche l'autografo, che è questo appunto del cardinale Brancati. Ma una cosa anche importante, il fatto che il cardinale abbia ristrutturato i Santi Dodici Apostoli. Quindi se vi troverete a Roma, Santi Dodici Apostoli, una piazza dove solitamente fa tutta una serie di manifestazioni, c'è una particolarità, insomma, perché sotto le 12 statue c'è crittografata una frase importante, che è quella che ha dedicato l'architetto, insomma, al cardinale Brancati, per ringraziarlo del lavoro che gli era stato commissionato. Ed è appunto, ci sono le varie lettere, frate Laurentis de Lauria, quindi la quarta statua della L di, che sta sotto appunto sulla balaustra, è appunto di Lauria, generale segretario dell'ordine teologico Sapientis Examinator, episcopum custode del Vaticano e biblioteca. E sono tutte riportate, ed è un messaggio che ha voluto, questa fa parte, diciamo, della Roma segreta, insomma, che è un messaggio che potendolo ringraziare pubblicamente, ma crittografato, insomma, con questo tipo di iscrizione. E niente, poi sul cardinale chiaramente ho dovuto modo anche di approfondire un po' la sua storia. E noi abbiamo cercato appunto in questa struttura di riportare un po' alla luce alcune cose. Chiaramente, insomma, come avete potuto notare, molto materiale non c'è, evidente, diciamo, dal passato. Abbiamo provato a, come dire, quantomeno a riprodurlo, ad evidenziarlo, per darlo, insomma, una pubblica, diciamo, fruizione. E a questo punto chiudi nel terrazzo anziani, insomma, questa sala. Abbiamo parlato della mostra di Ruggero, quindi ci sono delle riproduzioni dell'anziano che chiaramente lui ha operato soprattutto nel golfo di Policastro, e alcune di queste sue opere noi le abbiamo riprodotte. Ricorderete poi per molti l'iscrizione dei colori della Ferraventa, che purtroppo, diciamo, è andata persa, però in questo modo l'abbiamo recuperata. Di chiaro che l'anziano l'aveva fatto a olio. Se non l'avesse fatta olio, se il butti recuperato. Però su questo sembrerebbe che non sia proprio opera di Mariano Lenziani, ma del fratello del fratello famoso. Questo è proprio l'anziano quando Antonio è. Vince, il terrazzo. Poi chiaramente la struttura si completa con il terrazzo panoramico, insomma. È una delle cose più belle. No, stavi dicendo che è una cosa più bella. No, è una delle cose più belle. E qui ospitiamo forse una serie di manifestazioni. Ed è una bella terrazza sulla valle. Poi era già tutto per mano che abbiamo partecipato. Sempre bene, però. La scorsa è bene, non c'è casino. Guarda come sei giocato. No, già l'ho fatto. Sì, ma che si è scioccato? No, quello disco ce l'avevo poi. Sicuro? Sì, perché ti ho fatto con il rettangolare. Sì, hai ragione. Ti ho scioccato con papà. Oh. Ecco. Ma Dio ci teneva una finestra. Allora, riscaldatevi un po', poi quando volete partire me lo dite che noi partiamo.